Il nostro obiettivo è quello di diffondere in modo particolare la cultura della sicurezza sul lavoro, che riteniamo che sia fondamentale lavorare sui soggetti, sulla persona soggettivamente. Quindi noi proporremo di inserire all'interno almeno della scuola secondaria nei programmi nuovi di formazione quelli che sono delle ore proprio dedicate alla sicurezza degli ambienti dei luoghi di lavoro, per far sì che le persone, già i ragazzi, già da piccoli entrano in un'ottica di cultura della sicurezza del lavoro. Formazione che Fondo Lavoro finanzia con gli strumenti che mette a disposizione delle imprese e dei loro lavoratori, soprattutto per quello che riguarda la formazione 4.0, che è vero che è quella che accompagna la conversione all'economia digitale, ma in questo ambito necessario è anche l'intervento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Non ci può essere conversione all'economia digitale, non ci può essere sviluppo se non c'è formazione per la legalità, per la messa in sicurezza dei lavoratori e delle imprese. L'incontro di oggi vuole essere un messaggio forte, perché i problemi del lavoro, i problemi di prevenzione della salute entrino al centro di un dibattito non per dare parole, ma per proporre soluzioni concrete. L'attenzione prima di tutto all'uomo, perché tutto ciò di cui si parlerà oggi ruota attorno appunto all'uomo che lavora, e dunque alla dignità di ogni persona che lavora, alle condizioni di vita e alle sue situazioni familiari. Un tema abbastanza complesso che però riguarda anche l'ambiente, il modo attraverso il quale ogni lavoratore ha a che fare con l'impegno quotidiano. Insomma, sono domande molto molto forti queste qui. In Campania non si distanzia molto da quello che succede nel resto d'Italia, stiamo portando avanti dei lavori in forte sinergia proprio per diffondere una cultura della sicurezza che possa ridurre gli infortuni, ma soprattutto quelli mortali. Purtroppo questo è un trend che non riusciamo a dare un segno negativo, e su questo dobbiamo interrogarci e soprattutto fare rete. Quindi occasioni come queste non possono che stimolare incontri e riflessioni. Io però mi permetto di dirle proprio velocemente che l'azione deve essere un'azione molto mirata in determinate fasce di età e soprattutto all'inizio, cioè la cultura della sicurezza deve diventare un bagaglio culturale.